pittore di incisore norvegese, nasce a Løten il 12 dicembre del 1863. La sua infanzia è segnata da due gravi lutti, quello della madre e quello della sorella maggiore, che segneranno per sempre la sua vita. Nel 1878, grazie a una borsa di studio vinta, entra alla scuola d'arti e mestieri di Oslo. Durante alcuni soggiorni a Parigi, incontrerà pittori come Paul Gauguin, Seurat e Van Gogh, scandalizzando con l'esposizione delle sue opere l'intera opinione pubblica. Il periodo più importante dell'attività di Munch è compreso nel decennio tra il 1892 e il 1902, nel corso del quale l'artista definisce e rivela, attraverso una serie di capolavori, la sua ricerca poetica e il suo linguaggio pittorico. Nel 1937 il regime hitleriano definisce degenerante 82 opere di Edvard Munch esposte nei vari musei pubblici della Germania ed ne espone la vendita. Dopo l'invasione tedesca della Norvegia, l'artista rifiuta di avere contatti con gli invasori e la sua vita diventa sempre più solitaria e si concluderà con la morte a Ekeli nel 23 gennaio 1944. L'amore. La paura. La morte. La solitudine. L'ansia. Quattro temi cardine delle opere di Munch che insieme formano il fregio della vita, nel quale vengono esplorati l'amore, la morte e più tardi la vita, i quali sono i temi pressanti di tutta la sua pittura. Le angosce e i disagi esistenziali dell'artista vengono espressi mediante l'uso di colori violenti e reali, linee sinuose e continue, immagini deformate e consumate dal tormento interiore. L'artista ha una visione della realtà profondamente permeata dal senso incombente e angoscioso della morte. L'utilizzo del rosso, soprattutto, è dovuto alla lunga permanenza dell'artista al capezzale della sorella, malata di tubercolosi, un trauma che influenzerà molto spesso le scelte tonali dei suoi dipinti. La coppia misteriosa non mostra tenerezza e complicità. I corpi indistinguibili l'un dall'altro sono avvinghiati in quella che appare più una lotta che un abbraccio amoroso, sensuale ma non gioioso. Le figure sono contro ogni canone compositivo tradizionale, spinte verso il margine destro del quadro rappresentando la perdita di identità. Il rapporto ambiguo è espresso dalla fusione fisica dell'abbraccio, che è un tentativo di annullarsi o di assimilarsi. Insieme alla sera, sulla strada sembra essere calato un silenzio tombale e la folla, dagli abiti neri e volti pallidi, si è trasformata in un corteo spettrale che marcia verso di noi. Un piacevole rito sociale rivela così una doppia natura, quella dell'alienazione e dello spaesamento dell'individuo, come in un dramma di Ibsen. Le case signorili, dall'aspetto minaccioso, sono le stesse dove si consuma il dramma familiare di Casa di bambola di Ibsen, in cui la vitalità della protagonista è schiacciata da convenzioni che appaiono prive di senso. Non saprei. Io mi confondo in queste cose. Quello che certo è che non la penso come te. Anche la legge non è giusta come credevo. Ma tu parli come una bambina. Non capisci la società nella quale vivi. È vero. Ma mi sforzerò di capirla. E spero di riuscire a scoprire se ho ragione io o la società. Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò.
Il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad un recinto. Sul fiordo nerazzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura e sentivo un grande urlo infinito che pervadeva la natura. La danza della vita apparentemente sembrerebbe saltare la vita stessa nell'abbandono felice al ballo, ma in realtà il tema dell'angoscia ricorre anche in questo dipinto. Esso non è l'anticipazione di una passione, la speranza di una nuova alba, ma l'annuncio che tutto avrà fine un giorno. La donna vestita in bianco apre il ciclo della vita rappresentato nell'opera, con un'aria di primavera sulle vesti e sul volto. La raffigurazione della coppia centrale non prelude ad una notte di passione. Lui ha il volto terreo di una morte in arrivo, lei un viso di cartone. La donna in nero, severa e compunta, con le mani verde, verde della morte, chiuse in grembo in attesa che tutto finisca, l'idillio e la vita. È la presenza della morte dentro la vita. Così si conclude il ciclo dell'esistenza umana.